Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di prodotti finiti, ne ho una marea. Allora, prima di tutto, ovviamente, come sempre, scusate il mio aspetto, sono completamente struccata, però sinceramente sono a casa dal lavoro e non avevo proprio cazzi di truccarmi, quindi non ho messo proprio neanche mascara né niente. Ho appena fatto in realtà una bella maschera purificante all'argilla. E adesso voglio lasciare proprio un attimino respirare la pelle, quindi ho proprio soltanto sciacquato il viso e ho messo un po' il contorno occhi e stop. Quindi questo è proprio il mio aspetto così sfatto, compreso di capelli, un po' alla cazzo di cane, però vabbè, insomma. Lo sapete che quando comunque non devo uscire. Non mi trucco apposta per fare i video perché comunque è giusto anche che voi vediate in che stato sono abitualmente. Quindi, anche se all'inizio era una cosa che mi faceva un pochettino vergognare, superato questo momento di imbarazzo all'idea che insomma possiate vedermi così in questo stato, insomma, ho detto vabbè, pazienza. E andiamo avanti. Allora, partiamo subito con tantissimissime cose da farvi vedere. Sono prodotti finiti degli ultimi. Insomma, alcuni sono più recenti, finiti proprio in questi giorni, altri invece sono un po' più vecchietti. Allora, il primo prodotto finito che vi mostro è un prodotto capelli ed è uno shampoo secco di Balea. Sapete che praticamente utilizzo solo shampoo secco di Balea perché secondo me hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. A dirvi la verità, io non ne ho provati altri, quindi non vi so fare un paragone con altri brand, ma non sento neanche l'esigenza di andare a spendere di più per provare un altro prodotto quando comunque io con questo mi trovo già abbastanza bene e ha un piccolo prezzo contenuto che si aggira sui 2,50€, 2,90€, prezzo del genere, 2,60€, 60€, una cosa del genere. Esiste di tantissime tipologie, profumazioni, le ho provate un po' tutte, quella che c'era in negozio io prendevo e insomma mi sono trovata sempre bene. Trovate anche un video recensione proprio di questi prodotti in un video specifico nelle varie playlist. Se andate a guardare nelle review, troverete anche la review dettagliata di questo prodotto. E è un prodotto che appunto continua ad acquistare, terminare e riacquistare puntualmente. È un prodotto che uso e che mi piace, quindi lo trovate bene o male, un po' come i deodoranti di Balea in quasi tutti i video di prodotti finiti, anche se forse qui un deodorante non c'è questa volta. Comunque vabbè, promosso e stop. Poi un altro prodotto è invece un prodotto per la casa. Ed è questo disinfettante spray multiuso della marca Aria Sana, questo qui. Questo anche profumazione, doveva avere una profumazione balsamica, ma si sentiva proprio poco. Ha presidio medico chirurgico ed è per quello che l'ho acquistato. E praticamente io l'ho preso prevalentemente per andarlo a sostituire all'Eucasol di Just, che come sapete mi piace tantissimo. Ma a un prezzo molto elevato e quindi non sempre mi va di spendere quella cifra per quello scopo. Io questo, oltre ad usarlo nell'ambiente, su tessuti, lo utilizzo sulla biancheria e quello l'Eucasol in modo particolare più che questo, perché questo profumava poco. Spruzzato proprio anche sul cuscino prima di andare a dormire, sia per disinfettare, sia proprio per dare all'intera stanza un profumo e una sensazione di quiete, di benessere, rilassante proprio per tutte le profumazioni, per la profumazione forte, intensa, balsamica che ha, che appunto concilia il sonno, rilassa e tranquillizza, è cosa di cui ho estremamente bisogno. Per cui è un prodotto che mi piace tantissimo. Siccome appunto costa parecchio, avevo provato ad acquistare questo come alternativa. Considerando il prezzo, sì, mi è piaciuto perché aveva quella leggera freschezza balsamica, molto poco rispetto all'Eucasol, cioè non c'è paragone. Però
però comunque usato come disinfettante sui capi appena lavati, perché io li lavo nella stanza di là dove c'è una stanza esterna praticamente alla casa, dove c'è un camino e la usiamo un po' come taverna e lavanderia, praticamente abbiamo lì la lavatrice e stendiamo lì. Però è una stanza, diciamo, aperta, che quindi magari può capitare che ci siano insetti, può capitare che ci sia un po' di polvere, e quindi io comunque quando li porto in casa poi li spruzzo con questo proprio per disinfettare e uccidere tutti i batteri. E allo stesso tempo, appunto, anche che ne so, sul divano, nelle varie parti della casa che voglio rinfrescare, disinfettare, e allo stesso tempo rendere anche più confortevoli. Devo dire che sì, mi è piaciuto, ma non so se lo ricomprerò perché comunque anche questo è costato 6 euro e qualcosa. Sono 150 ml, non mi è durato tantissimissimo e credo che dovrò comunque cercare un'alternativa ancora perché non mi ha soddisfatto al 100%, vorrei qualcosa di più simile all'Eucasol o se non così simile anche come questo ma con un prezzo un po' più ridotto perché comunque anche 6 euro non sono pochi. Ho voluto provarlo anche nel periodo in cui comunque dovevamo stare tutti molto attenti a germi, batteri, virus, disinfettarci mani e quant'altro, quindi eravamo in un periodo un pochettino appunto di tensione anche da quel punto di vista e quindi li ho voluti spendere, però normalmente nonostante appunto il presidio medico-chirurgico vorrei stare su qualcosa che costa un pochettino meno, ecco, tutto lì. Poi, allora, un altro prodotto appena terminato proprio ieri sera, è questo scrub di St. Ives. Questo è quello al green tea, al tè verde, per, diciamo, le pelli un pochettino più, come dire, un po' più impure, ma non è troppo aggressivo comunque. Ha 100% di esfolianti di origine naturale, oil free, paraben free, sulfate free e niente, è un prodotto che mi è piaciuto moltissimo. Questo io l'avevo acquistato in Indonesia, no, scusate, in Thailandia, sì. Avevo acquistato tantissimi prodotti beauty veramente interessanti e questo era uno di quelli. Ne ho due confezioni perché era addirittura in promozione, c'era il 2x1, una roba del genere, e quindi ne ho un altro in realtà nelle scorte. E devo dire che mi è piaciuto molto. Tra l'altro ho scoperto che però è reperibile anche su Amazon, quindi se dovesse interessarvi andate a dare un'occhiata su Amazon perché l'ho visto anche lì. Non ricordo il prezzo, io l'avevo pagato veramente poco, sui 2-3 euro, se non ricordo male, e è una crema verde. Con dei microgranuli, quindi ha una leggera esfoliazione, ma si sente l'effetto purificante che ha. E quindi mi è veramente piaciuto. Indica anche sul retro il fattore di esfoliazione, cioè il livello di esfoliazione, che da gentile moderato a invece più strong, come vedete. E questo è in mezzo, quindi è il moderato. E infatti trovo che sia proprio così, non era troppo aggressivo, ma neanche di quegli scrabbini inutilini, ecco. Si sentiva, faceva il suo dovere, lasciava veramente la pelle molto purificata, fresca. È un effetto che mi è piaciuto tanto anche a Nicola, è durato anche tanto. Questi sono 170 grammi e niente, purtroppo insomma non, forse non lo potrò ritrovare al prezzo in cui l'avevo acquistato in Thailandia, però ne ho un altro di scorta e quindi sono contenta di averlo perché comunque con questo mi sono trovata molto bene. Poi ho terminato delle colorazioni per capelli, queste maledette. Allora, ne ho diverse, 1, 2 e 3. Allora, queste sono due colorazioni Vital Care, queste sono recenti, fatte da poco, ma come potete notare sul mio capello già non c'è ancora più niente.
Vi avevo fatto una video recensione della colorazione viola di questa linea, anche quel video potete trovarlo appunto nelle varie playlist del canale, nella playlist review trovate il video relativo, se vi può interessare, quello era specifico del colore viola. Devo dirvi che non mi sono trovata molto bene neanche con le altre colorazioni, non tanto a livello di colore, perché il colore ok c'è, ma a livello di durata. Io avevo preso queste due per variare, ma l'effetto è veramente molto simile, nel senso che sì, uno è un po' più fucsia e l'altro è un po' più scuro, ma quando questo va a sbiadire alla fine diventa come l'altro, ed è per quello che avevo preso entrambe le confezioni. Dovrebbe durare fino a 20 shampoo, cosa che assolutamente no. La confezione all'interno così. Ovviamente questa è finita e potete farci, io ci ho fatto due o tre applicazioni, dipende quanto ne mettete, anche da quanto sono lunghi i vostri capelli. Io lo metto non su tutti i capelli ovviamente, ma le lunghezze, cioè da dove parte la decolorazione in giù, e 2/3 sono riuscita a farle, diciamo più 2-3 diluendolo magari con un prodotto tipo questo di cui poi vi parlo. Allora, a differenza di quello viola che non mi era piaciuto perché scaricava subito, nel senso che da viola già col primo lavaggio o già a sciacquarli diventava blu, quindi il viola non durava niente, però almeno era blu e scaricava comunque lentamente il blu, tant'è che in realtà è proprio il problema che ho avuto io e che mi ha lasciato i capelli verdi, perché ovviamente andando sempre più a scaricare è rimasto il verdino sotto che diventa verde per il fatto che sotto avete la base decolorata gialla. E a me faceva veramente schifo. Quindi il motivo per cui sono andata ad acquistare questi è perché volevo una tonalità che mi andasse a togliere quel verdino. Sì, l'ha tolta, ma il problema cos'è? Che anche in questo caso basta un lavaggio, ma due facciamo, e il capello torna praticamente come prima, quindi scarica quasi completamente. È vero che costano poco e io li ho sempre acquistati in offerta, quindi queste, se non sbaglio, avevo costato tipo 2,50 euro, una cosa del genere. Quindi potete provare, si può provare perché il costo è limitato. Però mi girano comunque le scatole, perché non esiste che tu mi dici dura fino a 20 shampoo e poi invece basta che ne faccio uno e già il colore è sbiadito a livelli pazzeschi. E nei diversi video che ho girato in questo periodo, magari ve l'ho anche accennato perché ero incazzatissima, quindi se mi vedevate con delle punte leggermente rosa in un video e nell'altro già subito no, è proprio perché purtroppo scarica talmente velocemente che no, cioè no. E la stessa cosa vale per entrambi. A questo punto io non so se è un problema mio, che mi è diventato il capello particolarmente poroso e che quindi niente prende, e quindi qualsiasi colorazione non mi dura, dovrei proprio provare ad acquistare un altro marchio, un altro brand, e vedere come va, ecco, perché con questi. Questa appunto invece. Allora, premetto che non l'ho acquistata io, quindi alcuni dei prodotti per capelli che ho mi sono stati regalati dalle mie amiche, dalle mie colleghe che magari avevano loro in casa e non utilizzavano. Questo praticamente è per rendere pastello le colorazioni più forti, quindi è da miscelare ad altre colorazioni per andare a rendere le colorazioni pastello. Questa è appunto Lisaplex Pastel Color senza ammoniaca, ecco qui, terminato appunto mischiandolo con questo prevalentemente, proprio per andare leggermente a schiarirlo. Era già aperta la confezione, quindi non l'ho usato tutto io, ma appunto l'ho semplicemente terminato. Non vi so dire un granché a riguardo, non sono riuscita sinceramente a farmi un'idea. Dovrebbe essere appunto un bianco che quindi va a schiarire gli altri colori. Sì, nel senso ha funzionato, ma
Anche il fatto che comunque questo sia andato subito via, non mi fa rendere conto effettivamente, se è un problema del mio capello, se è un problema della colorazione, se sia un problema di questo qui. Cioè non sono riuscita veramente a farmi un'idea del prodotto. Quindi andiamo oltre. Prodotto questa volta per il corpo, doccia. Ecco, tra l'altro è pieno di acqua perché non so come mai. C'era l'acqua. Questa è una mousse corpo, una mousse detergente per il corpo della Sien che io ho acquistato appunto alla Lidl, cioè che potete reperire alla Lidl. È una linea che era in edizione limitata, quindi non so se c'è ancora, però ogni tanto sapete che buttano fuori anche linee passate, per cui potrebbe essere che magari la possiate ritrovare, non ne ho idea. Questa era appunto la Sensual e c'erano due tipi di profumazioni. Se avete visto il video haul, sapete di che cosa parlo, oppure comunque se le avete acquistate. Questa è l'Asian Spirit e ce n'era un'altra che adesso non mi ricordo quale sia. Quindi questa aveva un odore molto delicato di fiori di ciliegio e mandorla, veramente veramente goduriosa, sia la profumazione che la mousse, una bella mousse spessa, quasi oleosa. Mi è piaciuta veramente tantissimo, anche un bel formato, sono 200 ml, mi sembra un po' più grande rispetto alle altre mousse, ma non vorrei dirvi una cazzata, magari è un'impressione mia. L'ho usata veramente con molto piacere, era proprio bella bella densa, più densa di quelle di Balea, per farvi un paragone, e anche più densa rispetto a quelle Dove, leggermente, ecco, più densa, ma aveva proprio una consistenza, sì, pannosa, bella, bella consistente, non so come dirvi, non di quelle che si sfaldano subito. E appunto aveva un qualcosa di oleoso, non so come mai, non so come spiegarvi. Se io non andavo ad agitare e quindi diciamo rimaneva il liquido all'interno e non si formava la mousse, però andavo a schiacciare comunque per far uscire il prodotto, usciva appunto una sorta di cremina oleosa molto densa, ma che comunque è lì che io riuscivo a percepire che c'era qualcosa di oleoso e di molto emolliente. Difficile da spiegare, non so appunto se mi avete capito. Comunque veramente un ottimo ottimo prodotto che mi è piaciuto veramente tanto, sia proprio per appunto la bella mousse pannosa che era, sia per la profumazione. E se dovessi trovarla, sì, la acquisterei, anche perché comunque il prezzo era molto basso, siamo intorno ai 2-3 euro, quindi assolutamente sì. Poi passiamo invece a due prodotti prettamente, diciamo, estivi, ma che ho finito col concludersi dell'estate, in realtà anche un pochettino inizio autunno, e sto parlando degli spray anti-zanzare. Io d'estate ne consumo parecchio perché mi mangiano e purtroppo non ho ancora trovato uno spray anti-zanzare che effettivamente funzioni su di me e che mi protegga realmente. Tra questi due sicuramente l'Autan è quello un pochettino più efficace, è quello un po' più famoso. Questo è Tropical, quindi 8 ore di protezione a lunga durata contro le zanzare comuni e tropicali. Anche perché ormai quelle comuni, cioè ormai si sono evolute, queste zanzare veramente resistono a tutto. Quindi vabbè, questo sì, qualcosina faceva, però devo dire che a me pungevano comunque anche con l'Autan. 8 ore di protezione sicuramente no, ma neanche la metà. Cioè, dovevo comunque continuare a spruzzarmelo se volevo realmente essere protetta. E non ha neanche un prezzo basso, cioè costano sti cosi. Proprio per questo motivo mi ero lanciata su questo squisito free del DM, che invece ha un prezzo decisamente più contenuto perché costava sui 2-3 euro, a differenza dei 5, 6, 7 di questo. Adesso non ricordo precisamente, vado a memoria e poi dipende sempre da dove li acquistate alcuni prodotti. Questo invece è un'esclusiva DM, per cui lo potete trovare solo lì. Lo volevo riacquistare perché comunque il prezzo me lo permetteva, ma non l'ho più ritrovato e tutte le volte chiedevo e
era sempre finito, cioè negli scaffali trovavo l'auto, non trovavo altre marche, ma questo qui del DM non so come mai, non lo trovavo mai. Chiedendo proprio anche ai commessi, mi avevano detto insomma che era finito, forse proprio perché era quello che costava di meno, quindi funzionare per non funzionare, probabilmente anche altre persone preferivano spendere di meno e quindi acquistare questo. Aveva un odore anche meno forte rispetto all'Autan, quindi più tollerabile, più piacevole come fragranza, diciamo così, leggermente. Anche questo andava bene per 8 ore contro le zanzare e 4 ore anche contro le zecche. Avendo noi giardino, prato e quant'altro, facendo tanti lavori all'esterno, non era male neanche questa cosa. Niente, non avendo più trovato questo, che ho terminato praticamente a inizio estate, diciamo così, mi sono poi lanciata sul classico Autan, però insomma, senza troppa soddisfazione. Poi, allora, finito un trattamento di balea, queste fialette, queste ampollette, 7 ampollette, quindi trattamento settimanale, queste qua sono quelle al Q10. Sapete che mi piacciono molto perché hanno un piccolo prezzo e sono una coccola, un trattamento da farsi ogni tanto. Io o per insomma, quando mi gira o comunque nei cambi di stagione mi capita di fare dei trattamenti intensivi per andare un attimino a coccolare un pochettino di più la pelle, infatti questi li avevo fatti con l'inizio dell'autunno, oppure potete farle anche al bisogno. Non pensate a chissà quali effetti strabilianti, però sicuramente il mattino mi svegliavo con la pelle molto più rimpolpata, più bella, liscia, luminosa, idratata, quindi a me comunque sono prodottini che piacciono. Ho provato per il momento quello idratante, sì, la confezione azzurra. Qualcos'altro, ma in questo momento non ricordo. Questi qua, il Q10, hanno una consistenza molto oleosa, quindi sembra di spalmarsi dell'olio in faccia, che potrebbe magari non essere ben tollerato dalle pelli un pochettino più grasse, diciamo così. Più problematiche, però secondo me come trattamento urto antietà usato la sera potrebbe comunque andare bene. Al mattino poi vi sciacquate il viso e via. Dipende quanto tollerate la sensazione oleosa sul viso perché effettivamente si sente. E quindi potrebbe dare leggermente fastidio. Io ormai mi sono abituata e la mia pelle comunque tollera bene anche gli oli. E quindi non mi sono dispiaciute affatto. Sicuramente è un prodotto che potrei riacquistare o che addirittura forse ho già in scorta, non lo so, non mi ricordo neanche più, però mi trovo talmente bene con e i prezzi sono talmente così piccolini e contenuti dei prodotti Balea che comunque vale la pena provare. Poi no, questo non è vero, non è terminato, ma è un prodotto iniziato e quindi avevo la confezione che ho tolto il prodotto e l'ho posizionato in bagno e non so perché la confezione è finita nei finiti, ma in realtà è un prodotto appena iniziato ed è la vitamina C, il concentrato attivo di vitamina C della Venus. Però ne riparleremo poi perché appunto in realtà l'ho appena iniziato e non è terminato. Altro prodotto terminato che mi è piaciuto molto è la mousse, questa di Alverde, quindi prodotto biologico. Qua siamo ancora a casa DM, quindi un prodotto che potete trovare al DM. Questa qui è appunto la linea biologica. È una mousse 3 in 1 detergente alla mela verde e lime. Profumo pazzesco, molto molto accentuato anche, ma a me non dispiace. Mi piace comunque, bella fresca, frizzantina. Mi piace il lime, per cui una profumazione che a me non dispiace affatto.
3 in 1 perché funge da detergente, struccante e tonificante per la pelle. A dirvi la verità, io lo utilizzavo semplicemente come detergente, quindi una qualsiasi mousse, perché comunque lo struccaggio lo faccio prima, quindi prima mi strucco e poi vado ad utilizzare questo per rimuovere appunto eventuali residui di acqua micellare, di struccante, di trucco e appunto detergere il viso. E poi successivamente uso comunque anche il tonico, quindi il fatto che mi dica che è anche tonificante per la pelle, sì, per me serve a poco perché comunque utilizzo tre differenti tipologie di prodotti per fare le tre cose che dice che fa questo prodotto. Però per le più pigre potrebbe anche essere una cosa in più, ecco, il fatto che si possa utilizzare come cioè che strucchi e il fatto che tonifichi. Per me, anche se non lo scrivevano 3 in 1, era la stessa identica cosa. L'ho acquistata come una mousse e me la sono goduta come una mousse. Devo dire che è abbastanza consistente, quindi no, non è troppo liquida, neanche troppo spessa. Cioè, ovviamente è diversa rispetto alle mousse corpo, ovviamente è sempre un pochettino più delicata, questa qui più soffice. Però devo dire che mi è piaciuta perché andava a leggermente sgrassare, ma non a seccare. E quindi lo trovavo comunque confortevole. Era una coccola per la pelle che mi andava comunque a pulire bene, anche idratare, senza appunto creare poi quella sensazione di tiraggio sul viso che invece succede alcune volte. Quindi devo dire che è un prodotto che mi è piaciuto, va bene per pelli normali e miste. Potrei sicuramente ricomprarlo perché comunque anche il prezzo è molto basso, qua parliamo anche qua di 2-3 euro, 3-4 al massimo. Per cui sicuramente un prodotto che potrei riacquistare perché mi è piaciuto. Poi, altro prodotto finito, questa volta un prodotto corpo, tutto oleoso ovviamente, e stiamo parlando di appunto un olio corpo, in particolare questo è un olio anticellulite. È di Alterra, che è un brand biologico, praticamente fratello di Alverde, per intenderci, che potete reperire da Rossmann, che è un negozio simil DM che però noi qui non abbiamo. Infatti questo è stato un acquisto berlinese, l'avete visto probabilmente nel video appunto degli acquisti fatti a Berlino. Rossmann rivende appunto diversi prodotti simili a quelli che potete trovare del DM, ma di altri brand, come appunto Alterra. E questo è molto simile all'olio anticellulite appunto di Alverde, stessa confezione, stesso packaging fondamentalmente, 100 ml, stesso erogatore, cioè proprio uguale. O molto simile anche a quello di Sien, se magari non avete un DM ma avete una Lidl, per intenderci la confezione è questa. Cambia il contenuto nel senso che gli ingredienti sono diversi, qua abbiamo il pompelmo e non so che altro perché in realtà è tutto scritto appunto in tedesco, quindi non c'è una traduzione italiana come i prodotti che possiamo trovare al DM, quindi non vi so dire molto di più, però è un prodotto che ho usato con vero piacere. Profumazione delicata, ma che si sente, si intuisce leggermente l'odore di polpelmo e di qualche erbetta. E l'ho usato con piacere, come tutti gli oli anticellulite. Piccolo prezzo, meno di 5 euro, 4, 3, 4, dai 3 ai 5, ecco. E c'è anche ancora un goccino. Ah, qua bisogna terminarlo, non si lascia neanche una goccia, mi è sfuggito questo goccino, ma lo andrò sicuramente ad utilizzare. Mi dispiace che appunto non è più, cioè non posso più reperirlo perché non abbiamo Rossmann dalle nostre parti, però l'ho usato con piacere. Ovviamente come tutti i prodotti anticellulite di questo genere non ha fatto i miracoli, ecco, ha reso semplicemente la pelle più compatta, più tonica, più elastica. Ma ecco, ci vuole tante cose per far sì che la cellulite sparisca, partendo dall'alimentazione, dallo sport, insomma, tante cose di cui io poi non mi occupo, per cui non posso aspettarmi il miracolo, ecco, semplicemente usando un olio. Se siete interessati comunque a comprare
consigli e prodotti per appunto questo estetisma terrificante che è la cellulite, ho fatto un video specifico a riguardo che appunto trovate, se mi ricordo ve lo metto qua sotto, se no comunque andando nei vari video e nelle playlist riuscite insomma a trovarlo. E quindi ottimo prodotto, piccolo prezzo, nel frattempo è anche venuto buio, vabbè. Poi ecco qui anche un deodorante, questa volta non Balea, questa volta è un Dove della linea Go Fresh, questo qui è quello con la profumazione alla mela, 48 ore no, però comunque non male, l'unica cosa che non mi piaceva tantissimo è che mi lasciava un po' di patina bianca, nel senso che a differenza di quelli Balea che spruzzi ma sono trasparente, questo qui quando lo spruzzavo lasciava proprio una patina bianca sotto le ascelle, che spesso, soprattutto se magari devo vestirmi velocemente per andare al lavoro e mi devo vestire di nero, mi sporcava un po' i vestiti. Quindi sì, mi è piaciuto, ma non farei le corse per andare a ricomprarlo. Se dovessi trovarlo in offerta, sì. Però niente di sconvolgente, ecco, questo si lavo, mi sembra questo da Tigotà perché era in offerta, quindi avevo voluto provarlo. È effettivamente idratante, quindi io credo che quella robettina bianca che lascia in realtà è come se fosse un po' di crema idratante all'interno del prodotto, però boh, non mi ha convinto al 100%, ecco, anche come efficacia, 48 ore no, cioè non esageriamo, già scriverne 24 sarebbe stato un'esagerazione, scriverne 48 voglio dire, ma anche no, soprattutto d'estate, cioè, e infatti mi piacerebbe riprovarlo magari nel periodo invernale per capire come si comporta durante invece un periodo un pochettino più freddo dove sudiamo un pochettino meno. Quindi non è comunque un, diciamo, un prodotto bocciato, perché non potrebbero bocciarlo, mi incuriosirebbe appunto riprovarlo, quindi non escludo di acquistarlo se dovessi trovarlo a un buon prezzo proprio per riprovarlo. Poi terminata anche una maschera, questa di Balea, una maschera in tessuto, questa è quella alla canapa, mi sembra di sì, canape cocco se non sbaglio, maschera idratante in tessuto con olio di canapa e acqua di cocco per tutti i tipi di pelle, prevalentemente una maschera idratante, senza infamia, senza lode, non ho sentito la fragranza di cocco sinceramente che mi aspettavo di sentire, proprio in modo molto 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 leggero, ma forse si sente leggermente di più la canapa che il cocco, boh, adesso in realtà è poi aperta per cui non si sente più un tubo, comunque classica mascherina poco impegnativa di Balea, un po' uguale a tutte le altre, idratante, piacevole da utilizzare, sono maschere che comunque per il prezzo che hanno a me piacciono e che continuo a riacquistare, di questa ne ho altre in scorta che però preferisco utilizzare nel periodo estivo, in generale le maschere in tessuto le preferisco primavera-estate e le maschere invece magari in crema, in tubo, così autunno-inverno. Però devo dire che appunto mi trovo sempre bene, non anche in questo caso aspettatevi chissà quali risultati, però un po' di idratazione e di compattezza alla pelle la danno e quindi comunque è una coccola e ci sta, continuo ad acquistarle. Questa vabbè è un'edizione limitata, cioè non c'è scritto ma è comunque una linea in edizione limitata, quindi non so se ci sarà ancora, boh. Poi terminato anche questo prodotto, sempre Balea, un sacco di prodotti Balea, veramente sembra che vi faccio pubblicità ma non è mia volontà, ecco, semplicemente mi piacciono e quindi li acquisto. E allora, questo era un 2-in-1 praticissimo per i viaggi, da tenere a casa forse un po' meno, però mi incuriosiva quindi l'avevo voluto prendere perché questo sì, era una limited edition, c'è proprio scritto. Ed è appunto questa linea shampoo e balsamo al profumo di anguria.
Sono 150 ml per lato, credo. Sì. E infatti appunto è diviso in due parti perché da una parte al balsamo, da una parte allo shampoo. Carina l'idea, però un po' troppo poco prodotto poi all'interno di una delle due parti, quindi l'ho finito anche abbastanza velocemente, poi l'abbiamo usato in due, sia io che Nicola, per cui è finito anche velocemente. Profumo pazzesco di anguria, cioè si sentiva tantissimo, quindi deve comunque piacervi. Se non vi piacciono i prodotti troppo profumati, forse non fanno proprio al caso vostro, molti dei prodotti balea in realtà. A me la profumazione non è dispiaciuta, non mi piace l'anguria da mangiare, però come profumazione mi ricordava l'estate, quindi sì, perché no? Devo dire che lo shampoo sì, lavava bene, mi sono trovata bene. Il balsamo per le mie esigenze, per il mio capello, mi ha soddisfatto un po' meno, era un pochettino blando come tipo di balsamo. Quindi è stato un prodottino che ho, diciamo, provato con piacere perché mi incuriosiva. So che esiste anche una versione piccola, ma secondo me non conviene molto. Però nell'ottica del viaggio sì, forse questo rimane, cioè la cosa comoda e carina che abbia i due prodotti insieme, però rimane abbastanza ingombrante, abbastanza grande, quindi forse nell'ottica dell'essere pratico per i viaggi conviene la variante piccolina, che credo che sia una cosa così, cioè la metà, allora lì ha un senso, anche se secondo me le mini taglie convengono sempre poco, meno comunque, convengono meno rispetto al formato grande. Quindi sì, è un prodotto che mi è piaciuto, ma che non credo di andare a riacquistare. Poi, terminato anche un dentifricio, questo è sempre di M, sembra la fiera degli acquisti al DM, ma non l'ho fatto apposta, però ne ho tanti, quindi comunque li utilizzo e quindi ne vedete tanti anche finiti. Questo è un dentifricio, è il primo dentifricio biologico che provo, o forse no. Non mi ricordo, no, non è vero, ho provato anche quello di pH Bio. Perché non. Perché l'ho usato? Ho usato prima quello di questo? Boh, non lo so. Questo sicuramente l'ho acquistato per primo. Perché poi io abbia utilizzato prima l'altro? Non lo so. Forse perché era la profumazione quella mango, ananas e papaya, e quindi era più estivo, e quindi forse mi è capitato di aprire prima quello perché ho magari terminato il dentifricio d'estate e ho detto questo mi sa più d'estate. Non lo so. Comunque. Allora, mi è piaciuto, devo dire, soprattutto per la profumazione o gusto, che ho trovato molto delicata, rispetto ad altri dentifrici. Io non sono un amante di quelli troppo forti che non ti fanno respirare quando li utilizzi perché mi fanno passare la voglia di lavarmi i denti, non mi piace. Mentre questo qui aveva un sapore più delicato. Una pasta con una consistenza diversa rispetto ai soliti, non faceva tanta schiuma in bocca, però devo dire che a me è piaciuto. 5 in 1, non so perché, vediamo un attimo cosa c'è scritto. Questo vabbè, era 5 in 1 alla menta peperita, 5 funzioni, protegge dalle carie, rimuove delicatamente la placca, previene la parodontite, protegge le gengive e dona un alito fresco. Sì, a me non è dispiaciuto, non ricordo sinceramente il prezzo, però non sono una fissata col bio pure per i dentifrici, cioè non sono fissata col bio in generale, ci mancherebbe pure per i dentifrici, infatti utilizzo dentifricio che capita a seconda delle esigenze che ho o in base a quello che trovo in offerta, sinceramente. Le esigenze principali che ho io sono le gengive, quindi mi serve un dentifricio che sia delicato sulle gengive, che non le faccia sanguinare, perché il problema che ho io è proprio quello, che ogni volta che mi lavo i denti sangue, perché ho le gengive molto sensibili e quindi mi sanguinano continuamente. Quindi cerco di comprare dentifrici che abbiano quella funzione. Se non ci sono in offerta quelli, vado su quello che comunque mi ispira di più, che mi costa meno. Questo
Questo avevo voluto provarlo perché mi incuriosiva ed era comunque di facile reperibilità per me, avendo DM abbastanza vicino. Non lo so se lo ricomprerò, sinceramente, ma proprio perché non ho questa esigenza di avere il biologico, ecco. Quindi se dovessi trovarlo a un buon prezzo paragonabile a quello di un altro prodotto non biologico, sì, se no ne faccio anche a meno, però non mi è dispiaciuto, devo dire, l'ho usato con piacere. Poi, terminato uno shampoo, questo è lo shampoo dell'antica erboristeria alla rosa selvatica e mirtillo rosso per capelli secchi, quindi uno shampoo nutriente. Con essenze di origine naturali, dice al 100%, ma non ci credo, senza siliconi, questo sì. Non ha infatti certificazioni particolari, dice prodotto contenente estratti naturali. Vabbè. Insomma, non è comunque un prodotto biologico, però l'antica erboristeria devo dire che non mi dispiace come brand. Ho provato diverse cose, anche un colluttorio mi era piaciuto tantissimo. Vabbè, comunque, divagando. Sono 250 ml, anche se sembra più piccolo il boccettino, l'avevo pagato veramente poco in offerta e tra l'altro adesso in uso ho il suo fratellino che ho acquistato insieme alla lavanda, se non sbaglio. E devo dire che non mi è dispiaciuto affatto. Ovviamente, anche se è per capelli secchi e dice che è nutriente, non fa i miracoli sul capello, lo lava, mi ha lavato bene i capelli, mi è piaciuto molto. Va sempre poi supportato da un buon balsamo, perché sennò i miei capelli rimangono molto indisciplinati e molto secchi per quanto riguarda più che altro le lunghezze. Devo dire che questo non mi è dispiaciuto affatto, soprattutto per il prezzo, perché se non sbaglio l'avevo pagato 1,99 euro in offerta, ovviamente, e quindi appunto ne avevo presi due. Devo dire che se dovessi trovarlo in offerta, sì, lo riacquisterei, perché comunque non mi è dispiaciuto. E ci sono diverse linee, quindi non solo questa, ma anche altre. Scusate la luce che spara flash, ma essendo buio ormai questa deve rimanere accesa. Vabbè. E quindi mi è piaciuto, mi piace anche comunque il packaging, è abbastanza comodo, diciamo, l'apertura così. Sì, sono rimasta soddisfatta, devo dire, quindi potrei tranquillamente riacquistarlo. Poi a me piace comunque cambiare, quindi non mi fossilizzo su qualcosa in particolare anche per questo motivo, ecco, mi piace proprio cambiare. Poi, altro prodottino terminato, questo proprio piccino piccino, è un altro deodorante, questo è della Infasil. Era stato un omaggio ricevuto per qualche acquisto fatto da qualche parte, non ricordo. Comunque era un formato molto piccolino perché sono 35 ml, quindi finito anche velocemente. E sinceramente non ricordo di essere rimasta esterrefatta. Cioè, mi ricordo che era abbastanza neutro, neutro, sia come, diciamo, profumazione, neutro, infatti c'è scritto neutro triplazione, ma nel senso che non aveva particolari profumazioni, ok, e faceva quello che doveva fare. Efficacia 24 ore non stop, anche lì io dico di no, però comunque non è stato male, devo dire. Questo l'avevo utilizzato in qualche viaggio che l'avevo portato dietro in valigia da qualche parte, ma non ricordo dove, e poi l'avevo in borsa, quindi l'avevo messo nella borsa quella, insomma, quotidiana che uso per andare in giro quando devo andare al lavoro, così ce l'avevo dietro di scorta, nel senso che se magari serviva in emergenza, comunque era piccolino, occupa poco spazio, per cui così. E devo dire che nonostante appunto fosse così piccolino, quindi l'ho utilizzato poco, non mi era dispiaciuto affatto. Anche il fatto che non avesse profumazione, io che sono abituata comunque a quelli di Balea, tutti profumosi, però in realtà cioè, mettendo poi il profumo dopo, anche avere un deodorante, madonna, mi sono spettinata. Avere un deodorante che non sa di nulla ci sta, anche perché poi ti profumi dopo. E l'avevo trovato abbastanza efficace comunque. Non mi era veramente dispiaciuto. Ecco, bisognerebbe riprovarlo grande anche questo qua per farsi un'idea un attimino più concreta.
potrei, se dovessi trovarlo in offerta, potrei comunque acquistarlo magari nella versione grande proprio per vedere come si comporta, soprattutto d'estate. Ah, ho trovato un altro prodotto per le zanzare. Questo è Stop Protection Insetto Repellente Spray. Protegge ottore dalle zanzare. Efficace anche contro la zanzara tigre, la zanzara tropicale e i moscerini. No, assolutamente no. Questo è bocciatissimo rispetto agli altri due. Questo non mi è piaciuto per niente. Non tanto per una efficacia praticamente inesistente, ma perché era tossico, cioè non si riusciva a spruzzare che ero io che non respiravo, cioè ci credo che anche le zanzare non respiravano. Io in primis, quando lo spruzzavo, non respiravo. Era proprio forte, puzzolente, intossicava, iniziavo proprio a respirarlo e a stare male, a tossire, mi faceva passare la voglia. Quindi io lo spruzzavo fuori, col naso aperto, così poco poco, o se magari abbondavo un po' di più e magari stavo pure in casa nel momento in cui lo spruzzavo, io iniziavo a non respirare, cioè proprio mi entrava in gola e era fortissimo e non mi è piaciuto per niente per questo motivo, oltre per il fatto che proprio non era un granché efficace, proprio il minimo, ma per me, che pungono sempre me, no, cioè non è stato sufficiente assolutamente e in più veramente schifoso, cioè da utilizzare veramente, no, cioè quando ero disperata per forza. Ma se no io veramente questo coso non lo volevo utilizzare perché faceva soffocare. Vabbè, comunque questo ho bocciato. Poi, ultimo prodotto per oggi, ma non per importanza, è un prodotto forse più costoso e l'unico costoso di questi prodotti finiti, che è questo prodotto di MAC. Allora, questo fa parte della linea Lightful C, che è una linea praticamente con vitamina C antimacchia, di cui vi parlerò prossimamente. Farò magari un video a parte dove vi parlo di tutta questa linea perché ho altri prodotti. Questo è un 2 in 1 perché è una sorta di booster siero, diviso in due parti praticamente. Così. Nella parte sotto abbiamo praticamente una sorta di siero colorato, una sorta di, la chiamo BB cream, ma non è una BB cream, è proprio più un siero colorato, col principio attivo uguale alla versione sopra, che invece è classica, quindi si schiaccia e esce il prodotto. Quindi praticamente c'era sotto la parte colorata da usare di giorno e sopra invece la parte trasparente, cioè classica da usare invece la sera. Allora dipende dalle esigenze che avete, nel senso che io mi sono trovata molto bene e cercavo proprio un prodotto antimacchie che andasse un po' a schiarire e illuminare e questo è quello che fa. Ovviamente se avete una macchia evidente non è che nel giro di poco sparisce, la va con l'utilizzo costante ad attenuare, quello sì, sicuramente. Mi è piaciuta l'idea del fatto del doppio prodotto perché comunque c'è la possibilità di provare appunto i due prodotti. Nonostante sembri molto di più la parte sopra, in realtà sono 25 ml sopra e 25 ml sotto, quindi è pochino ed ha un prezzo molto molto elevato, però ne vale la pena perché soprattutto per chi magari si trucca poco e vuole un qualcosa di veloce e pratico, ma che sia anche un trattamento da mettere di giorno, la parte sotto è perfetta. Ha una consistenza diversa dalla crema, è molto più veramente simile a un siero, però appunto essendo colorato riesce a uniformare l'incarnato, illuminarlo, a correggere le piccole imperfezioni e a dare subito alla pelle un effetto migliore. L'altro invece è un classico siero da utilizzare la sera in combinazione poi con la vostra crema, trattamento preferito. Se vi truccate tutti i giorni, questo sicuramente non basta, potete utilizzarlo come base, diciamo, quindi io lo utilizzavo quando magari nelle giornate come questa, che ne so, devo andare a fare la spesa, sì, mi metto questo giusto per darmi un tono, ma non è che mi faccio tutto il trucco. Se invece io mi voglio truccare, forse questo è un pochettino troppo leggero per i miei gusti. Quindi ecco, ottimo come prodotto, proprio come trattamento.
Non è un fondotinta, quindi tenete presente questa cosa, assolutamente non è un fondotinta, per cui se volete qualcosa che copra, dovete utilizzare un fondotinta o qualcosa insomma di più coprente, non questo. E niente, però in generale il prodotto mi è piaciuto molto. E in realtà anche altri prodotti di questa linea non mi dispiacciono affatto, però ecco, ve ne parlerò poi in un video a parte dove vi faccio vedere tutti i prodotti che ho di questa linea di MAC, che è appunto la Light Full C. E con questo è tutto, io per oggi vi saluto, vi mando un bacione enorme e spero di avervi tenuto un po' di compagnia, spero che non sia venuto un video chilometrico, ma credo proprio di sì perché in realtà ho chiacchierato un sacco. Ogni tanto non so neanch'io perché vedo nel sacchetto i prodotti e dico ma questo, cioè mi viene in mente quando li vedo che li ho utilizzati e magari non ricordo in particolare le caratteristiche che avevo magari memorizzato nel momento in cui li andavo a utilizzare. È anche vero che se un prodotto mi è rimasto impresso, mi rimane impresso e quindi so che cosa devo dirvi. Quando vedete che anche io sono lì che non ho delle idee ben precise, forse è proprio perché quel prodotto non mi ha lasciato niente di che, non mi è rimasto nel cuore. La stessa cosa vale per i bocciati, cioè quando una cosa proprio non l'ho tollerata, come può essere per esempio questo, me lo ricordo assolutamente, ve lo dico, cioè questo mi ha fatto schifo e non mi piace. Quando un prodotto invece mi è piaciuto, che sono stata diciamo entusiasta del prodotto, me lo ricordo, ve lo dico, mi piace, mi è piaciuto per questo e quest'altro motivo. Quando sono un po' lì così, è perché probabilmente è un prodotto che sì, è stato valido, ma niente di che, ecco, niente di eccezionale. È nella fase del ni praticamente, o ti compro, ti ricompro, ma c'è anche un ni e molte volte, per fortuna, piuttosto che tanti bocciati, preferisco avere tanti ni perché mi lasciano aperte più possibilità. Cioè vado a fare la spesa e mi devo comprare il deodorante per dire. Il fatto che questi due siano due ni mi permette di poterli comunque acquistare e tombola per l'ennesima volta a ricomprare comunque entrambi perché non mi sono comunque trovata male. Non so se il mio discorso è stato chiaro, spero di sì, ecco. E comunque ci vediamo presto nel prossimo video e intanto spero che, insomma, che vada tutto bene, che siate tutti bene. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ciao!